taglio il nastro, lo faccio a nome di tutti quanti perché è giusto che sia così, però gli apprezzamenti della popolazione vanno a chi realmente ha lavorato per consegnare quest'opera alla città. Grazie a tutti. A Qualiano aprono al transito veicolare le nuove strade realizzate intorno alla parrocchia Maria Santissima dell'Immacolata. Ieri, 17 settembre 2016, alle 10.30 nel piazzale antistante la chiesa, la cerimonia di inaugurazione. Un mezzo con a bordo Don Francesco, il sindaco e gli amministratori ha percorso le nuove strade per la benedizione prima dell'apertura al transito veicolare. Abbiamo sempre detto che non ci doveva essere una Qualiano di serie A e una Qualiano di serie B. Con questo intervento abbiamo dimostrato che le periferie, per quanto ci riguarda, devono essere anche centro della città. Abbiamo fatto opere per 3.200.000 euro, un progetto che nasce in questa amministrazione, che è stato finanziato in questa amministrazione e che abbiamo avuto anche la capacità di portare a termine, e quindi oggi facciamo questo taglio per consegnarlo alla città. Soddisfatto il primo cittadino che ha definito le opere di rifacimento della rete stradale la più grande opera pubblica mai realizzata nel comune, per giunta in tempi record. La nuova rete stradale, finanziata con fondi FESR della Regione Campania per 3.200.000 euro, sarà a servizio dell'Istituto Alberghiero, i cui lavori di realizzazione sono partiti alla fine di luglio, ma permetterà anche un miglior deflusso del traffico veicolare che si concentra nel centro cittadino. Di importanza cruciale perché qui, oltre ad esserci appunto la parrocchia Maria Santissima Immacolata, che è frequentatissima dai nostri concittadini, pochi giorni fa abbiamo fatto anche la posa della prima pietra per l'istituto alberghiero, il quale istituto alberghiero sarà un riferimento per tutto quanto il comprensorio a nord di Napoli. Quindi queste strade vanno a servire una parte del territorio dove al momento è ubicato il campo sportivo, il campo da tennis e la parrocchia, ma che da qui a 560 giorni vedrà anche l'istituto alberghiero. Erano strade che erano indispensabili per chi vuole programmare il futuro, per chi pensa al futuro, perché questa parte della città nei prossimi anni sicuramente sarà la parte più frequentata di Qualiano, proprio perché ci sono una miriade di servizi che sono rivolti a tutta quanta la collettività. L'opera è stata completata ad un anno esatto dalla simbolica posa della pietra ed ha previsto la riqualificazione di Via del Dogma, Corso Mediterraneo e Via Falcone, oltre all'apertura della nuova strada di collegamento tra Via Santa Maria Cubito con il quartiere Pozzo Nuovo e la futura area per gli insediamenti produttivi. Strade moderne, illuminate e dotate di segnaletica luminosa e bande di rallentamento. Insomma, un'opera realizzata a regola d'arte, afferma il primo cittadino.